Ok, questa notte mi sono voluto informare su quali fossero i dolci tipici portoghesi e dopo una breve ricerca ho trovato alcuni dolci che mi ispirano veramente tanto. Di conseguenza questa mattina mi sono svegliato presto, alle 11:30, per andare a fare colazione in centro ieri sera e vedere se possiedono almeno uno di questi dolci. Quindi, let's go! Intanto che mi dirigo verso la pasticceria, che ormai conosco perché ci sono andato varie volte, volevo parlare un attimino proprio del Portogallo e di questa cittadina in particolare, in quanto per adesso ho visto solamente questa cittadina. Rimango veramente stupito da quanta sporcizia ci sia per le strade, partendo da plastica, carta buttata per terra, cacca di cane non raccolta, eccetera. Questa cosa qua mi stupisce particolarmente per il semplice fatto che il Portogallo è entrata nella lista delle città più pulite, dei paesi più puliti in Europa. E non capisco come sia possibile, in quanto è orribile. Trovi plastica ovunque, trovi cacche di cane ovunque, trovi carta buttata per terra letteralmente ovunque. Ieri sono andato in questa spiaggia che aveva la fama di essere una delle spiagge più pulite di queste zone. E appena sono entrato ho trovato una marea di bottigliette buttate per terra incredibile. Ci sono state 20 bottigliette nel giro di 2 metri. E non capisco questa cosa. Ok, proprio come stavo dicendo 2 secondi fa, ho appena trovato della cacca di cane per terra. Ne ho trovate 3 per l'appunto. E facendo 5 metri qua trovo un altro sacchetto della spazzatura buttato così in mezzo alla strada. E io mi domando, ma è davvero così che questa città, questo posto, questo paese, il Portogallo, è entrato a essere parte della lista dei paesi più puliti d'Europa? Cioè, come cazzo è possibile? Letteralmente. Ok, questa qua è la pasticceria Iago Santa Casa, dovrebbe chiamarsi così. Ed è la pasticceria dove noi andremo a comprare questo bellissimo dolce. In realtà questa pasticceria qua è una doppia pasticceria perché c'è sia qua che lì in fondo. In realtà sono due pasticcerie diverse, ma viene gestita dallo stesso proprietario. Adesso entriamo e vediamo se hanno questo fantastico dolce. Il voto che do al dolce è un voto abbastanza alto, direi un 7,5 su 10, in quanto io non sono amante dei dolci, ma questo dolce era veramente buono. Alla fine è un dolce letteralmente da colazione, infatti ha dentro la crema, è praticamente un pochettino la nostra brioche alla crema, però loro gli mettono intorno questa pasta molto croccante, molto sdrucciolevole, tant'è che appena l'ho preso in mano si è praticamente distrutto addosso a me, però è veramente veramente buono. Un dolce tipico portoghese che lo fanno letteralmente ovunque, veramente lo trovi ovunque questo dolce e è veramente buono. Ok, se dovessi trovare per forza un difetto al dolce o alla pasticceria è che è alla pasticceria innanzitutto il difetto ed è il fatto che non sappiano minimamente l'inglese. Cosa che ho notato tantissimo è che i portoghesi, in particolare tutti i proprietari di ristoranti e bar, non sanno minimamente parlare inglese. Ed è una grave mancanza in quanto siamo comunque in un posto turistico, perché Ericeira è comunque una città turistica che si basa sul surf. Le persone vengono qua letteralmente da tutto il mondo per fare surf, di conseguenza il non sapere l'inglese in un posto turistico come questo è una vera e propria mancanza. Tant'è che io sono entrato in questo locale chiedendo una di queste pastelle e un caffè. E loro mi hanno detto non abbiamo capito, gli ho detto one coffee letteralmente, mi hanno detto non abbiamo capito, gli ho detto un caffè in italiano e gli ho detto anche un caffè con la loro pronuncia del caffè, e
e non hanno capito. E dico, cazzo, raga, siamo in un posto turistico, non puoi capire, non puoi non capire la parola one coffee, che è letteralmente la base di qualsiasi bar e ristorante. Quindi, ok, a parte questa mancanza abbastanza grave, il dolce era buonissimo, la pasticceria era veramente bella, non ho ripreso perché era piena di gente e niente. Detto questo, mi dirigo verso casa che ho un video sponsorizzato da registrare, di conseguenza questo video è stato molto breve, ma solo per il semplice fatto che ho un video sponsorizzato da registrare e devo mettere tutto il mio impegno su quell'altro video. Detto questo, regà, YOLO!